7 ottobre si è svolta la festa degli scambi e dei soggiorni di studio all'estero dell'estate 2017, organizzati dal Comune di Bologna in collaborazione con l'Associazione IODA. Durante la festa, i partecipanti hanno votato per scegliere le foto preferite tra quelle realizzate dai ragazzi, esposte in una mostra nel cortile di Palazzo d'Accursio. Sono Emanuele Pedretti e sono stato a Worcester. Sono Nicola Pozzi, sono stato nel primo turno di Worcester. Io mi chiamo Amal e sono andata a Worcester in famiglia. Io sono stata a Horsham. Sono stato a Dublino col Comune di Bologna, ho accompagnato un gruppo di studenti. Durante la vacanza mi sono divertito molto perché ho conosciuto nuove persone. Tipo loro che si nascondono, però... Io prima non le conoscevo e alla fine siamo finite in camera insieme, quindi poi siamo diventate un sacco amiche, adesso ci vediamo spesso. E di Worcester mi sono piaciute diverse cose, è stata una vacanza molto bella, la famiglia in primis, e mi è piaciuta molto l'ambientazione, il gruppo, mi è piaciuto molto i compagni che ho avuto. E non è stata la mia prima esperienza, la prima è stata in college. E il college era bellissimo, sembrava Hogwarts di Harry Potter, quindi sono rimasta molto affascinata. La città è stata molto bella, era molto bella e calma e non troppa gente. Le persone del posto erano molto gentili e simpatiche. È stato fantastico, non abbiamo preso una goccia d'acqua, al contrario di quanto ci aspettassimo. Mi è piaciuto tutto, le visite ai musei, le lezioni, i professori, è stato tutto molto bello. Il vantaggio enorme per quanto riguarda l'aspetto linguistico è stato evidente. Mi è servito molto per imparare l'inglese, per accrescere il mio livello di inglese. E per comunque poter capire come vivono gli inglesi e aprirmi un po' di più sulla loro cultura. Rifarei sicuramente questa esperienza e poiché mi sono divertito molto. È stata un'esperienza bellissima e ci siamo divertite un sacco e abbiamo conosciuto un sacco di persone nuove. La rifarei perché si conosce molte persone, si fanno nuove amicizie. Ho già consigliato a molte mie amiche. E soprattutto anche ai più piccoli che magari non hanno mai visto posti del genere o non si sono mai allontanati dai genitori. È proprio un'attività di svago e diciamo che sono rimasta molto contenta di questa esperienza. Un consiglio per tutti: quando aspettate l'autobus in fila indiana, perché se l'autista vi vede tutto il gruppo, tira dritto e non si ferma e dovete aspettare l'altro. Proiettati i video e le foto presentazioni realizzate dai ragazzi durante i soggiorni e a fine giornata sono stati proclamati i vincitori per le migliori foto e i migliori diari di viaggio.